Ciao a tutti! Oggi mi vedete con un look un po' diverso dal solito. Sono particolarmente di buon umore. Sarà che quando comincia ad arrivare la primavera, l'odore dell'estate, io automaticamente faccio lo switch e passo sul buon umore. Sono molto meteoropatica e amo l'estate. Io vivrei solo di estate. E infatti oggi parliamo dei miei must have per l'estate, quindi miei salva estate, tutti quei prodotti dei quali io non posso assolutissimamente fare a meno in estate. Quindi, cominciamo subito! Ho selezionato prodotti e oggetti di diverse categorie, li ho messi tutti qui sulla scrivania, ma adesso non so proprio da quale iniziare, quindi mi sono detto ok, partiamo dai prodotti che si collegano immediatamente pensando all'estate, che sono le protezioni solari. Le protezioni solari sono fondamentali tutto l'anno, sia d'inverno che d'estate. D'estate ancora di più perché ovviamente ci esponiamo totalmente al sole, in costume, che sia in piscina, che sia in giardino, che sia al mare, e quindi è fondamentale ovviamente proteggere la pelle del nostro corpo, perché purtroppo al giorno d'oggi i raggi solari sono dannosi. C'è una concezione sbagliata che avevo anche io, che è quella che mettendo la protezione solare non ci si abbronzi. Ed è sbagliatissimo perché in realtà la pelle si abbronza anche in modo più uniforme, si abbronza in modo più uniforme ed è un'abbronzatura molto più duratura, quindi è un'abbronzatura che ci durerà più nel tempo e in più stiamo proteggendo la nostra pelle appunto dai raggi solari che possono. Non parliamo solo del lato estetico, quindi far invecchiare la pelle precocemente, ma parliamo proprio che possono causare problemi più importanti. E quindi la protezione solare è importantissima, tanto sul viso quanto sul corpo. Quindi anche per il viso va messa prima di truccarsi, prima di uscire, tanto in estate quanto in inverno, sempre, a maggior ragione appunto in estate. Volevo farvi vedere questa bag che mi hanno inviato da Wayanthropic, che è carinissima e la userò quindi per andare al mare. E all'interno, adesso vi faccio vedere tutti i prodotti che c'erano, però all'interno mi hanno messo anche questo pareo. Che carino! Spacchettiamo insieme. Che bello, voglio andare al mare! Ringrazio quindi a Wayanthropic sia per i prodotti sia per la bag, il telo che sono fantastici. E peraltro, Wayanthropic è un brand che io utilizzo da un sacco di tempo perché è il brand che utilizzava mia mamma, quindi ha anche un valore affettivo per me perché mi riporta proprio a quando ero piccolina e andavo al mare con mamma e mi metteva la crema. Io vedevo questi prodotti perché poi il logo comunque è facilmente riconoscibile. E quindi, comunque, tralasciamo il lato affettivo, altrimenti io mi emoziono. Ebbene sì, mi hanno inviato uno spray, un olio secco spray, questa protezione 15, e questi sono comodissimi, ovviamente da protezione 15 da utilizzare quando si è già un po' più abbronzatini, non di certo per le primissime esposizioni. Anche se io ormai continuo ad utilizzare protezioni più alte perché ho comunque una pelle molto chiara di base. Impiego tanto tempo per abbronzarmi, quindi diciamo che tendo ad utilizzare protezioni più alti, però insomma se già siete parecchio abbronzati, eccetera, potete utilizzare la protezione 15 e questi sono molto comodi perché appunto sono spray, poi questo è un olio secco, quindi non vi ritrovate tutti unti. Poi mi hanno inviato questo prodotto Airsoft che io sto amando perché lo sto utilizzando da quando mi è arrivato il pacco perché volevo assolutamente provarlo, mi aveva incuriosito tantissimo. Questa appunto è una protezione 30, è appunto Airsoft, praticamente quasi impalpabile, magari vi faccio passare una clip dove vi mostro com'è spruzzandolo, è trasparente, è un balsamo perché è anche molto molto idratante. Io questo lo applico sulle braccia, sulle spalle, appunto perché ormai si indossano canottiere, maglietta a mezza manica e quindi vado a proteggere la pelle esposta al sole e questo mi sta piacendo veramente tantissimo. È anche una profumazione fantastica, non rimane grasso, non mi dà fastidio neanche quando fa caldissimo, non so, ad esempio all'ora di pranzo se si sta in giro fa veramente caldo. Io con molte creme solari ho il problema che se sudo è come se mi ributtasse fuori la crema. Questo no, perché si assorbe proprio velocemente e lascia la pelle fresca, non la sento appesantita. Quindi questo devo dire lo sto apprezzando veramente tantissimo. E per di più, appunto, è una protezione 30, che è la protezione alta che utilizzo solitamente io. E questo attualmente è uno dei miei prodotti top perché è la prima volta che provo un solare con queste caratteristiche e appunto mi sta piacendo un sacco. Poi, sempre della stessa linea Airsoft, mi hanno inviato quest'altro prodotto che è per il viso, sempre protezione 30. L'ho provato, mi è piaciuta proprio una cremina comunque leggera, molto 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 idratante, quindi si può utilizzare tranquillamente prima del trucco. Unica cosa, sto utilizzando principalmente un altro prodotto che adesso vi mostro perché ha una protezione più alta in quanto io devo proteggere la cicatrice qui che ho post-operazione. Il chirurgo mi ha detto di utilizzare solo protezioni 50 per il viso, quindi questo l'avevo provato per curiosità.
velocità, però adesso sto utilizzando l'altro che appunto ha una protezione 50, però ora ve ne parlo. Questo per le applicazioni che ho fatto, vi posso dire che mi sono trovata bene perché è molto idratante, si assorbe facilmente e non crea nessunissimo problema con il make up, quindi ci si può truccare tranquillamente sopra perché non vi lascia una patina grassa sul viso. E quindi veramente questo sì, mi è piaciuto, solo che appunto attualmente devo utilizzare una protezione 50. E qui arriviamo ad un altro prodotto molto 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 interessante per me, oltre perché ha una protezione 50, ma perché è proprio della linea sensitive, appunto per la linea per le pelli sensibili. Voi sapete che io soffro di dermatite, quindi questo è un prodotto per me fantastico in questo momento, perché appunto è per pelli sensibili e ha una protezione 50. Poi ovviamente delle varie linee potete scegliere voi, questi sono quelli che ho io, delle varie linee potete scegliere voi il fattore di protezione che preferite di più, ovviamente. Comunque, come vi dicevo, attualmente per il viso sto utilizzando una protezione 50 proprio perché devo proteggere la cicatrice e fare in modo che non mi rimanga il segno, quindi utilizzo sempre una protezione altissima. E quindi, già che ci sono, ovviamente non la stendo solo sulla cicatrice ma la stendo su tutto il viso. E quindi da quando mi è arrivata sto utilizzando questa. Vi posso dire che non dà assolutamente fastidio al make up, è idratante, è leggera, mi sta piacendo un sacco. E mi raccomando, quando utilizzate la protezione solare sul viso, controllate che sia appunto specifica per il viso, perché sappiamo che il viso ha delle caratteristiche insomma diverse, è molto più delicato, quindi ci vuole un prodotto studiato apposta per la pelle del viso. Quindi, ricapitolando, che io stia andando al mare, che stia semplicemente uscendo di casa per andare a fare la spesa, per andare a fare una passeggiata, per me è importantissimo proteggere la mia pelle. Cioè, sono diventata proprio brava sotto questo punto di vista negli ultimi anni, quindi io proteggo sempre la mia pelle con una protezione solare. È importantissimo, quindi non solo quando vado a prendere il sole al mare, ma anche quando esco di casa, ovviamente sulla pelle esposta al sole, quindi al viso 365 giorni l'anno, le braccia in estate, non so, le gambe se utilizzate degli shorts, che adesso ci arriviamo anche agli shorts perché ho inserito anche quelli, perché per me, anzi ne parliamo subito, in questo periodo ragazzi io sto assolutissimamente in fissa con gli shorts, ne sto comprando tantissimi, ne sto comprando veramente tanti, e gli shorts mi piacciono sia magari con un bel tacco, sia anche con un sandalo aperto, basso, ragazzi che bello, con una zeppa, poi dipende ovviamente dall'occasione d'uso, però cioè, e mi stanno piacendo tantissimo questi modelli che arrivano non propriamente cortissimissimissimissimi, però sono abbastanza corti, però vita alta, ragazzi, sono bellissimi perché trovo che comunque valorizzino molto la figura e sono freschi perché comunque abbiamo le gambine belle libere, perché in estate con il caldo io faccio veramente fatica ad indossare jeans lunghi, pantaloni lunghi, comunque stretti, mi fa proprio fatica, cioè sudo solo al pensiero. Poi ovviamente ci sono occasioni nei quali comunque li utilizzo, ma soffro. Quindi ecco, diciamo che io quest'estate utilizzerò tantissimo gli shorts perché non so, vado un pochino a periodi, tipo 2 anni fa se non erro, ero assolutissima, o l'anno scorso addirittura, non ricordo, ero stra in fissa con le gonne lunghe e mi piacciono ancora tantissimo, anche perché la gonna lunga ha il suo perché, nel senso è fresca, camuffa se abbiamo dei gonfiori, è tattica, la gonna lunga è tattica, soprattutto queste molto frufru, molto svolazzanti, ecco, mi piacciono ancora tantissimo. Però lo shorts, ragazze, è meraviglioso, con una gamba un pochino abbronzata, ovviamente è il top. Ora, gamba abbronzata non è proprio da dare così per scontata, perché insomma ovviamente bisogna avere il tempo anche di andare al mare eccetera, soprattutto così all'inizio dell'estate può capitare di dover indossare degli shorts o un vestito, avere le gambe o le braccia comunque in vista, ma essere proprio bianchicci, soprattutto le gambe. Ora, le braccia possono passare, però ragazzi, avere la gamba bianca con un bel vestitino estivo, no. Quindi altri prodotti salva estate per me sono assolutissimamente le creme colorate per il viso e per il corpo. Ve ne mostro due che sono quelli che io utilizzo comunque da un sacco di tempo, quindi sono stratestati, li adoro. Per il viso mi piace tantissimo questa BB cream di Pupa più bronzer, che quindi riesce a dare un effetto abbronzatura però non è eccessiva. Quindi ovviamente dovete scegliere il numero in base, io ad esempio utilizzo la 001 Light per adesso che sono molto chiara, però con questa riesco a ottenere quel minimo colore, ovviamente non è che vi deve scurire tantissimo, vi deve dare appena quel senso di abbronzatura come se foste andate al mare già 2-3 volte, insomma quel minimo, no? E
e mi piace tantissimo questo perché appunto è leggero, riesce a dare quel tocco di colore. Ora sul viso si riesce a giocare un pochino di più grazie anche alle terre, comunque alle polveri, si riesce a dare l'effetto abbronzatura sul viso se vogliamo, però non è che possiamo fare il viso abbronzato e il resto del corpo bianchiccio, insomma c'è qualcosa che non va. Quindi ragazzi è fondamentale avere uno di questi prodotti. La linea Hoola di Benefit io l'adoro sia per la terra, che è in assoluto la mia terra viso preferita, la terra Hoola, che è questa. Mi piace veramente da impazzire perché è una terra modulabile, c'è anche la versione chiara, è uscita da poco la versione chiara, è una terra modulabile, scrivente al punto giusto, duratura, dà proprio un bel effetto naturale, cioè è proprio un colore naturale, quindi riuscite a darvi quel tocco di colorito, quel tocco di abbronzatura, però non risulta artificiale come risultato, risulta molto molto naturale ed è per questo motivo che mi piace tantissimo. Poi mi piace la texture perché è molto molto sottile, no, cioè io la adoro questa terra, non si sa quante ne ho finite nel corso degli anni, comunque l'adoro. E appunto sempre linea Hoola, mi piace tantissimo questo gel per il corpo, che è un gel abbronzante, il packaging è fantastico perché qui sopra ha anche la spugnettina con la quale andare a stendere il prodotto. Essendo in gel si asciuga velocemente, non rischiate poi di andare a macchiare cose in giro, stessi i vostri vestiti che indossate. Quindi ragazzi, questi sono prodotti assolutissimamente da avere in estate, soprattutto se siete fantasmi come me. Un'altra tipologia di prodotto che io adoro per l'estate sono quegli spray che servono a rinfrescare un pochino il make up e in realtà ci danno anche una sensazione di freschezza proprio sulla pelle. Io ho, e ho anche ricomprato perché mi era piaciuto un sacco, l'Ultra Radiance di Benefit, che ragazzi è fantastico. Io cosa faccio? Semplicemente lo verso in uno spray piccolino e me lo metto in borsa, così almeno quando sto in giro e ho un po' di caldo, rinfresco il trucco, rinfresco la mia pelle, è anche idratante, quindi è fantastico, è favoloso. Quando fa veramente caldo andare lì con lo spray, dice, ah, perché comunque se siamo in giro non è che possiamo, non so, capitiamo ad una fontanella, possiamo sciacquarci il viso, magari possiamo bagnare i polsi, però il viso se siamo truccate non si tocca assolutamente. E quindi questa per me è una soluzione fantastica per darmi un senso di freschezza. Un altro prodotto che io ho sempre con me in borsa in estate sono le salviette, quelle che servono per tamponare il sebo in eccesso, quindi per togliere il lucido dal viso, principalmente dalla zona T, però in estate quando si tende un pochino a sudare, ovviamente un po' su tutto il viso qui in questa zona, io parecchio, e sono appunto le pellicole opacizzanti. Sono fantastiche perché quando si è in giro e magari vediamo che siamo un pochino lucide, lì questi possono essere utilizzati anche in inverno ovviamente, però io non ho una pelle tendenzialmente grassa, quindi li utilizzo principalmente in estate perché magari in inverno non mi succede questo, avendo più una pelle con tendenza secca, in estate però mi succede, e quindi avendo il trucco non è che posso andare con una salvietta a strofinarmi il viso perché altrimenti rovino il make up, però prendo una di queste, la tampono sui punti che vedo lucidi, queste mi assorbono il sebo e mi lasciano la pelle bella tranquilla con tutto quanto il trucco, perché in estate anche andare ad applicare sopra, se vediamo delle zone lucide, andare a riapplicare ulteriore cipria, a parte che creiamo tipo un effetto pastone, però mettiamo ulteriore prodotto con il caldo, no, preferisco queste che assorbono onestamente. Per concludere il video parliamo di scarpe. Io amo follemente i sandali con i tacchi. Vi dico la verità, una scarpa come ad esempio può essere questa, con un tacco del genere, quindi un po' sottile, mi piace da impazzire, però ad esempio di mattina non riuscirei ad indossarla. Per la mattina sono più per una zeppa o magari un sandalo sempre, però con il tacco un pochino più grande. Non lo so perché, ma un tacco così sottile non lo riesco ad indossare, ma non per la scomodità, assolutamente, perché comunque porto i tacchi da una vita, quindi sono abituata a camminare sul tacco senza problemi. Questo non lo vedo proprio adatto per il giorno, lo vedo più adatto già da aperitivo, una serata, quindi, o a meno che non ci sia ovviamente un evento, un'occasione particolare, allora sì, assolutamente. Però proprio di giorno, non so, sto uscendo a fare la spesa, non metto questo tacco. Se devo mettere un tacco, metto il tacco, quello un pochino più grande, che comunque sono bellissimi, però io adoro questa tipologia di tacchi, assolutamente. Queste, diciamo, ve le sto mostrando a rappresentanza dei sandali con i tacchi, io li adoro. Per me in estate preferisco molto molto di più il sandalo con il tacco, ora che sia un tacco più grande, un tacco più sottile, rispetto alle scarpe, proprio ai sandali
quelli bassi bassi, che sono bellissimi per carità, però il tacco è il tacco. Ovviamente indosso anche i sandali quelli bassi, però se devo scegliere prendo un sandalo alto, perché boh, mi piace, hanno un fascino tutto loro, per me sono stupendi i sandali. Comunque questa era una selezione dei miei must have, dei miei prodotti indispensabili per l'estate. Nei commenti fatemi sapere quali sono i vostri prodotti top per l'estate, quei prodotti dei quali non potete fare a meno per l'estate, prodotti, oggetti, quindi spaziate random con i vari argomenti. E niente, con questo è tutto, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!